La mettiamo in bagno, così se c'è qualche cliente che deve andare in bagno, scarichiamo questa piuttosto che scaricare l'acqua che può servire per qualche shampoo. I cittadini di Enna lo scorso Natale potevano contare sull'acqua corrente H24. Negli ultimi mesi è piovuto pochissimo e la situazione è andata via via peggiorando. L'acqua è arrivata ogni 2 giorni, poi ogni 4, adesso ogni 6. Noi ci siamo organizzati con i serbatoi, abbiamo 2000 litri. Venerdì siamo rimasti senza acqua completamente, con le clienti con il colore in rosa. L'acqua poi arriva di notte, tra mezzanotte e le 8. L'altra notte mia figlia alle 3 lavava il bagno e io ho tirato fuori una lavatrice e ne ho messo un'altra, perché dobbiamo pur vivere da persone con dignità. Questa è l'acqua che stamattina mi sono lavata per poter lavare a terra. Quella dei piatti viene buttata nell'altro water. Queste sono bottiglie riempite l'altra notte per poter, se manca l'acqua, bollirci la pasta. 6 giorni sono troppi. Già 2 volte ho usufruito delle autobotti, l'ultima ieri mattina, perché dovevo fronteggiare ancora 2 giorni, ero rimasta proprio a secco. Ho pagato 80 euro, moltiplicato per 2 e chissà quante altre volte. In città la protesta è esplosa e si è formato un comitato spontaneo di cittadini. Paghiamo l'acqua la più cara d'Italia, 1.200, 1.400, famiglia di 3 persone. Stanno mettendo in ginocchio una città. Perché non è stato fatto niente a suo tempo per prevedere questa catastrofe? Una catastrofe annunciata già nei mesi primaverili. Siamo andati a chiederlo ad Acqua Enna, la società che gestisce il servizio in tutta la provincia. La corsa oggi è alla ricerca di nuove fonti attraverso anche studi idrogeologici per l'escavazione di nuovi pozzi. Non potevamo rifare ricerche di nuove fonti se non in funzione di questa emergenza. In pratica la regione pone un limite alla quantità di acqua da prelevare da pozzi e sorgive, limite che la provincia di Enna ha già raggiunto e che solo ora è stato derogato, perché il lago Ancipa, la grande fonte d'acqua superficiale della Sicilia centrale, è quasi vuoto. L'Ancipa purtroppo non dà l'acqua solo alla provincia di Enna, dà l'acqua a 3 province siciliane. Su Agrigento le perdite idriche sono quasi il doppio di quelle registrate nella provincia di Enna, per cui non c'è acqua che basti. Mi viene l'ansia solo al pensiero di rimanere senza acqua. Non è un problema, ora siamo arrivati al dramma, veramente.